Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nel frattempo, sempre la Lega dice che chiede un'interrogazione a Nordio. Ancora l'ANM dice: per favore, placatevi, noi facciamo il nostro mestiere, voi fate il vostro. E dall'opposizione Schlein dice: hanno sempre bisogno di un nemico. Risultato, dimmelo tu in un titolo, cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa molto grave, perché abbiamo anche la dichiarazione del Presidente del Consiglio, Meloni, la quale dice che un pezzo d'Italia aiuta gli arrivi illegali. Cioè, quando parla di pezzo d'Italia che aiuta gli arrivi illegali, quindi c'è un pezzo d'Italia che è è complice dell'illegalità, abbiamo l'interpretazione, come dire, autentica da parte della Lega, di qualcuno della Lega, che dice no, è la sinistra e è una certa magistratura. Allora, Giorgia Meloni, data la responsabilità e il ruolo che ricopre, dovrebbe intanto chiarire se effettivamente questo pezzo d'Italia che aiuta l'illegalità è un pezzo d'Italia che risponde all'opposizione, a una parte o quasi tutta l'opposizione, e a una parte della magistratura, primo. Secondo, però, Giorgia Meloni e tutti questi che strillano contro, tra l'altro, la persona del giudice, ed è gravissimo. Sì. Sì. Ed è gravissimo che venga messa in croce la persona. Io posso capire la critica alla sentenza. Ma tra l'altro con tanto di foto, diciamo, io sono rimasta abbastanza colpita. Ma quando vi ricordate quando ai tempi di Berlusconi si attaccò un magistrato che aveva osato processare Berlusconi criticandolo per i famosi calzini, no? Che aveva un colore di calzini che non piaceva agli amici di Berlusconi. Ma quella è una barzelletta in confronto all'attacco frontale che viene fatto nei confronti di una giudice che, e questo è il punto centrale, non è che si è inventata una sentenza, ma ha applicato ha sottolineato il contrasto con il diritto europeo, perché leggo da una dichiarazione del professor Gaetano Azzariti, che è un costituzionalista, che la detenzione amministrativa è prevista dall'ordinamento europeo, ma come estrema ratio da applicare solo in casi eccezionali, altrimenti diventa una misura di generalizzata privazione di libertà personale in assenza di valida motivazione. E quindi, come avevamo avuto, Antonio, già modo di dire in questo studio, anche la cauzione, se tu la fissi uguale per tutto, sei fuori da quella che è l'ipotesi europea, che invece dice che di volta in volta, esatto, la devi eventualmente fissare in funzione delle possibilità. È chiaro che Azzariti e altri costituzionalisti dicono che a cascata ci saranno poi una serie di procedure che metteranno in evidenza il contrasto con la Costituzione italiana. Sì. Perché anche la Costituzione evita, cioè condanna la detenzione amministrativa in mancanza di motivazioni e in mancanza di un processo. Quindi è un attacco frontale. Mi meraviglio che Giorgia Meloni, che fino a questo momento aveva cercato sempre di usare una certa cautela, la cautela che si deve al Presidente del Consiglio, a un'istituzione, adesso si ritrovi anche lei in campagna elettorale a inseguire Salvini. E Alessio, che succede?